Ciao a tutti, oggi suoniamo un brano di Tiziano Ferro che si intitola Serene... No, scusate, oggi suoniamo un brano di Bugo che si intitola Invece Sì, presentato a Sanremo 2021. Prima di cominciare però iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina così verrete aggiornati tutte le volte che uscirà un nuovo video, un nuovo tutorial. Bene, possiamo incominciare. Iniziamo e andiamo a vedere come funziona il ritmo e la mano destra di questo brano. Ritmica del brano di Bugo, che divideremo in due parti, una per l'introduzione e la strofa e l'altra per il ritornello. Incominciamo con la ritmica dell'introduzione e della strofa che suona così. Facciamola lentamente. Bene, adesso mettiamo un accordo. Iniziamo con l'introduzione alla strofa di questo brano che hanno due accordi che sono sempre gli stessi per entrambe le parti. Sono un Sol e un Si minore. L'introduzione e la strofa hanno però delle durate diverse, le trovate specificate alla fine e nella struttura della canzone. Sentiamo come suona la strofa con l'accompagnamento, il primo accompagnamento che abbiamo visto prima e gli accordi di riferimento. Seconda parte ritmica, che è quella che troviamo nel ritornello, anche questa è una ritmica che si muove per sedicesimi e suonerà così. Rifacciamola lentamente. Questa ritmica è abbastanza semplice, anche se è molto suonata, perché tutti gli accenti vanno verso il basso e sono sui movimenti forti. Sentiamola con un accordo. Bene, passiamo al ponte che si trova fra la strofa e il ritornello. Qui c'è una piccola particolarità. Le prime tre misure, gli accordi, durano due quarti ciascuno. Dalla terza misura in poi, dove troviamo il re, sarà della durata di una misura completa e nell'ultima suonerà per due quarti per poi fare una pausa di due quarti. Gli accordi che incontreremo sono un La minore, un Re maggiore, un Si minore, un Mi minore e, se vogliamo, un La minore basso Sol. Se non volete suonare La minore basso Sol, potete suonare tranquillamente tutta la battuta di La minore. Sentiamo adesso come suona questa parte con le ritmiche che abbiamo visto prima. Bene, vediamo ora il ritornello della canzone di Bugo, che, come abbiamo scherzato prima all'inizio nell'introduzione, ha in comune la stessa progressione di accordi del brano di Tiziano Ferro, Sere Nere. Gli accordi che incontreremo in questo caso nel brano di Bugo sono un Sol, un Mi minore 7, un Si minore, un La minore e un Re maggiore. Bene, suoniamoli ora con il ritmo che abbiamo visto in precedenza. L'ultima parte da analizzare è uno special che si trova fra i due ritornelli finali e ha questi accordi, un Do, un La minore, un Mi minore e Re maggiore.
Le battute di Re maggiore, le ultime due battute di Re maggiore, sono come quelle che troviamo nel ponte. Quindi nell'ultima battuta suoneremo i primi due quarti, la terza pulsazione suoneremo Re e lo lasceremo suonare fino alla fine della battuta. Sentiamo come suona con l'accompagnamento e gli accordi uniti. Bene, queste erano tutte le parti del brano di Bugo. Qui di fianco, come al solito, trovate la struttura, così se volete potete suonarla sopra la canzone. Se questo video vi è piaciuto, cliccate like, iscrivetevi al canale, commentate, condividete, datemi una mano a far crescere il canale. Noi ci vediamo alla prossima con tutorial chitarra, canzoni facili. Ciao!